Allora, buonasera a tutti, benvenuti. L'incontro di oggi è dedicato alla mostra Simone Peterzano, allievo di Tiziano, maestro di Caravaggio, una mostra che ha aperto a Bergamo il 6 febbraio e che quindi purtroppo, come immaginate, è rimasta aperta, credo, appena un mese e poi, diciamo, il 17 maggio ha dovuto chiudere senza che fosse possibile riaprirla, e quindi una mostra che davvero purtroppo non sono riuscito a vedere moltissime persone. Ho visto dal sito dell'Accademia, ma poi ce lo diranno anche loro, che però uno dei quadri, mi pare il quadro di Caravaggio del Metropolitan, rimane a Bergamo ancora e quindi ci sarà possibilità di vederlo. E quindi una mostra davvero molto importante e davvero una mostra negata. Ce ne parlano i quattro curatori che sono Cristina Rodeschini, che è la direttrice dell'Accademia Carrara, Simone Facchinetti, che insegna a Lecce, Francesco Frangi, che insegna a Cremona, vero insegna adesso, Francesco, o a Pavia? Sai che non lo so. Esatto, sì, avevo Cremona. fatto Cremona, ma era l'Università di Pavia. Ah, ecco. E Paolo Plebani che lavora all'Accademia Carrara. Sono quattro studiosi che appunto sono divisi il lavoro e ci parleranno. Dico solo due parole. Cristina Rodeschini, credo che da più di 20 anni lavora nei musei di Bergamo. A lungo ha diretto tutto il complesso dei musei comunali di Bergamo e quindi non solo la Carrara ma anche la Galleria d'Arte Moderna, è studiosa che si è occupata di temi bergamaschi appunto dai temi del Rinascimento fino a quelli di Novecento, fino a Manzù, Ferroni e che ha curato molte mostre importanti e soprattutto è Cristina Rodeschini a cui dobbiamo il nuovo allestimento della Carrara, quello che aprì nel 2015, un allestimento che diciamo come Fondazione Zeri ci è particolarmente caro perché è un allestimento all'interno del quale il lascito di lettura di Zeri all'Accademia è stato, diciamo, particolarmente valorizzato. E Simone Facchinetti, bergamasco anche lui, ha lavorato per moltissimi anni al Museo Bernareggi, che è uno dei musei, diciamo, ecclesiastici di Bergamo, dove ha fatto moltissime mostre molto mirate su temi molto, come dire, sia temi strettamente lombardi come Ceresa, Moroni o Fragalgario, ma anche sulla pala di Tiepolo. E poi Simone Facchinetti è stato anche il curatore di mostre importanti su temi bergamaschi e non solo, anche fuori Bergamo, cioè le grandi mostre di Moroni a Londra prima e poi a New York e la mostra giorgionesca sempre della Royal Academy. Simone Facchinetti scrive sul supplemento domenicale del Manifesto, credo molti di voi lo leggano, e insegna all'Università di Lecce. Francesco Frangi, conosco da tantissimi anni, è oggi credo uno dei massimi studiosi di pittura lombarda. Dal Rinascimento al Settecento, ha scritto monografie su Savoldo, studi monografici su Daniele Crespi, su Francesco Cairo, ha curato tantissime mostre, a partire da quella che è bellissima, che fu fatta a Varese poco dopo il 2000, sul ritratto lombardo, che da Moroni a Ceruti, che curò insieme ad Alessandro Morandotti, un'altra mostra sul 600 lombarda, l'ha curata al Museo Fesce di Ajaccio nel 2014 e soprattutto 2 anni fa la bellissima mostra su Tiziano e la pittura fra Brescia e Venezia nel Cinquecento che si è tenuta a Brescia nel 2018. Pronto? E Paolo Pronto? deve spegnere il microfono e Paolo Plebani Chi ci parla? deve spegnere il microfono. Ecco, questo è quello che succede, diciamo, che anima le nostre presentazioni. E Paolo Plebani è un funzionario dell'Accademia Carrara, anche Paolo Plebani
si è occupato di pittura, di arte bergamasca dal 500, da Lorenzo Lotto, fino all'attività bergamasca di Diotti nell'Ottocento. Ma lei per conto di chi chiama? 2012, scusi, dovrebbe spegnere. No. Tu, Davide, non riesci a zittirlo? Sì, ma non mi interessa, guardi. Io ho i miei fornitori e non ho problemi. Grazie, buongiorno. E Plebani ha scritto un libro molto importante su Verona e gli artisti veronesi nelle vite di Vasari. Tutti e quattro appunto hanno curato la mostra. Credo che comincerà Cristina Rodeschini e poi direi Francesco Frangi e poi mi pare Plebani e Facchinetti. E quindi io darei direttamente la parola a Cristina. Un'ultima cosa, ricordo che alla fine di tutto sarà possibile fare domande prenotandosi sulla chat. Grazie. Cristina. Questo ecco. Invito è particolarmente gradito perché la mostra dedicata a Simone Peterzano, allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio, era veramente una novità, nel senso che la ricostruzione del suo percorso, come verrà poi delineato, mette in luce un momento cruciale dell'arte del Cinquecento e Peterzano è un caposaldo tra la cultura veneziana e la cultura milanese. E questo è il motivo per cui abbiamo scelto di includere questa mostra, che è la seconda grande mostra che Fondazione Accademia Carrara sviluppa. La prima è stata nel 2018 dedicata a Raffaello. E mi preme sottolineare questa cosa. Ogni due anni Accademia Carrara realizza una mostra di profilo, di grande profilo, anche per l'impegno che richiede una manifestazione di questo genere. E direte, ma perché Raffaello e ora Simone Peterzano? Il senso di questa operazione è di mettere in luce degli aspetti partendo o dal patrimonio, come nel caso della mostra dedicata a Raffaello, il cuore era il nostro San Sebastiano giovanile, e in questo caso invece abbiamo esplorato una personalità che aveva a che fare con una cultura, appunto, fatto da ponte tra due culture, quella veneziana e quella milanese, che il museo rappresenta attraverso le proprie collezioni, perché le ricche collezioni dell'Accademia Carrara, che provengono da doni di collezionisti, però in realtà si collocano in questa dimensione, fortissima relazione con Venezia, ma anche necessariamente per i rapporti culturali, ma anche per la vicinanza, 50 km ci separano da Milano, questa fortissima attenzione appunto alla cultura lombarda. Questo è sembrato un motivo importante di connessione culturale, ma anche di novità, perché la ricostruzione appunto di questo percorso di cui Francesco, Simone e Paolo ci racconteranno è veramente un contributo originale. A questo tengo particolarmente perché le grandi mostre spesso sono destinate o dedicate a degli autori magari più noti di Peterzano, ma non danno un contributo significativo alla ricerca. Io credo che il ruolo del museo, uno dei ruoli fondamentali del museo, è quello di alimentare la ricerca, e anche le manifestazioni di carattere espositivo devono avere questo segno, questa cifra. Purtroppo mostra sfortunata nel senso, come diceva Andrea, che ringrazio per questo invito, è stata inaugurata all'inizio di febbraio e l'8 marzo ha chiuso. Sono state 3 settimane, l'hanno definita una mostra coraggiosa perché immaginavano che non sarebbero venute persone come quelle che ci attendevamo. In 3 settimane invece siamo stati visitati da 10.000 persone. Questo credo sia un onorevole risultato, però certamente
la fragilità di questa situazione ci ha penalizzato molto. Abbiamo pensato dare un segnale, anche perché il museo, non solo la mostra si è chiusa, ma anche l'Accademia Carrara in questo periodo è stata chiusa, con l'apertura concessa dal 18 di maggio. Noi abbiamo preferito scegliere il fine settimana per fare una prova che potesse essere interessante per noi dal punto di vista della valutazione del pubblico. Abbiamo chiesto al Metropolitan di New York, che ha prestato per la mostra uno dei due Caravaggio esposti, i musici, di lasciare l'opera in esposizione. L'abbiamo trasferita in Carrara e nella sala 19, che è la sala dedicata ai pittori caravaggeschi, sia italiani che europei, i musici hanno una parete da soli. E devo dire che questo dialogo, che è particolarmente riuscito. Parlavo con Keith Christensen, che ringrazio per averci sostenuto e aiutato in questa idea, in questo piccolo progetto, a conclusione della mostra, ma anche di apertura, perché questa è l'apertura del museo, è stata anche non difficile, ma comunque a Bergamo, e sia in città che nel territorio c'è ancora molta riserva a condurre una vita normale, e a maggior ragione chi viene da fuori ha ancora molte riserve. Per cui questa apertura del cancello della Carrara e questa presenza dei musici del Metropolitan ricordano e richiamano la mostra, e dall'altro aiutano Bergamo in questo rapporto di solidarietà con un grande museo come il Metropolitan, ma anche per sottolineare la relazione che noi abbiamo con i musei internazionali. Accademia Carrara ha come patrimonio proprio delle relazioni solidissime con queste grandi istituzioni internazionali, indicano una strada che è di solidarietà, cioè attraverso la cultura. La cultura è la bandiera della ripresa, è la bandiera di una solidarietà tra istituzioni. Mi fermo perché mi sembra molto interessante che venga tracciato questo. Cristina, scusami, facciamo vedere il video mentre sì, tu finisci di parlare, così se vuoi parlare un po' delle... Volentieri, perché la mostra è già stata disallestita. Non abbiamo potuto continuare perché per una ragione anche di natura economica, perché la chiusura della mostra ha lasciato uno strascico notevole, però abbiamo pensato di non chiudere questa partita, ma di documentare con grande ricchezza la mostra nel suo insieme, perché con questa documentazione sia cinematografica che fotografica riusciremo a comporre un progetto di carattere visivo che potrà comunque far ridiscutere, pensare e far continuare questo a mio avviso bel progetto. L'idea appunto è di Francesco Frangi e di Simone Facchinetti, con i quali iniziai appunto a parlare di un'ipotesi espositiva di questa natura ormai 2 anni fa. La mostra è dotata di un catalogo, altra memoria molto, molto importante, con numerosi saggi non solo dei curatori ma anche di altri autori, ed edito da Schirà, che lascia proprio consegna un registro completo dell'attività di Simone Peterzano, anche con le ultime scoperte di carattere documentario, di precisazione dal punto di vista delle committenze, che è un altro importante valore della mostra. Un grande peccato, comunque, un grande rammarico per non essere riusciti proprio a far continuare la mostra. D'altra parte, un progetto condiviso anche con altre istituzioni non avrebbe avuto seguito, perché in questo momento è difficilissimo proprio avere, non so, non si muove nessuno, abbiamo avuto anche grandi difficoltà nella fase di allestimento.
credo che l'allestimento, e su questo chiudo, che è stato realizzato dallo studio De Otto, dell'architetto Piantelli, guidato dall'architetto Piantelli, restituiva l'opera nella sua autonomia, non c'era nessuna sopravanzare dell'allestimento rispetto alle opere, che in questo caso a maggior ragione è diventato, con dei piccoli segni, adesso lo vedete scorrere, le opere di Peterzano sono individuate da questo doppio filetto d'oro in modo da dare immediatamente idea di quali opere appartenessero a lui, mentre le opere dei grandi autori presenti in mostra, da Tiziano, avevamo 9 Tiziano in mostra, Tintoretto, Veronese, per non dare che riferimenti, appunto avevano una semplicità allestitiva che a mio avviso riusciva proprio a valorizzare l'opera di questo artista. Direi che è tutto, spero sentirete parlare di nuovo di questa esposizione. E ripeto, un grande rammarico, ma speriamo di riuscire anche a trovare dei canali di presentazione, di diffusione di questo progetto, che indubbiamente è stato penalizzato dalla pandemia. Grazie Cristina per questa presentazione, davvero hai ragione, è stata penalizzata e già da questo video sembra magnifica. E io, mentre sta finendo il video, darei comunque già la parola a Francesco Frangi. Bene. Benissimo, sì. Un caro saluto a tutti e anch'io ringrazio ovviamente di cuore Andrea Bacchi e la Fondazione Zeri per questo prestigioso invito. Dunque adesso, intanto che finisce il video, io temo che finché non finisce il video non posso condividere il mio PowerPoint, giusto? Andrea, hai il microfono chiuso? Ecco, comunque... sì, io penso di no. Ecco, infatti, allora, però quanto manca? Manca poco. Vabbè, approfitto di questa fase, diciamo interlocutoria per anche, enunciare rapidamente come procederemo in questa visita guidata virtuale alla mostra. In qualche modo ci siamo organizzati con Paolo Plebani e Simone Facchinetti, dividendoci le parti, in qualche modo rispettando quelle che sono state anche le nostre competenze all'interno del catalogo. Quindi in sostanza io vi condurrò nelle prime sale della mostra, che sono in prevalenza dedicate, come vedremo, agli anni della formazione veneziana di Peterzano, che sono anni 50-60 del Cinquecento. Dopodiché Paolo Plebani ci parlerà della sezione dedicata alla produzione profana di Peterzano, che è una produzione prevalentemente veneziana, ma con anche un episodio di grande significato che si colloca già negli anni milanesi, e quindi chiuderà la visita Simone Facchinetti, che ci illustrerà, diciamo così, le sale finali dedicate alla stagione milanese di Peterzano e anche al ruolo giocato da Peterzano in qualità di, diciamo, primo e unico maestro di Caravaggio. Cercheremo di stare in tempi, diciamo, sufficientemente ristretti, ci siamo ripromessi di parlare non più di un quarto d'ora a testa, così non vi costringeremo a stare troppo davanti al computer. A questo punto, anche appunto per accelerare le operazioni, procederei subito in questa operazione delicata che mi richiede un po' di concentrazione. Ditemi se tutto procede per il meglio. Vedete bene, sì, la prima slide? Sì. Ah, ok, sì. Perfetto. Ecco, diciamo che la mostra si iniziava con, diciamo, una ouverture molto spettacolare, che era anche l'unico momento all'interno della rassegna che non seguiva, diciamo così, un racconto dal punto di vista strettamente cronologico, ma era una scelta in qualche modo obbligata, in quanto
l'unica sala, solo la prima sala dell'itinerario espositivo era in sostanza in grado di accogliere i due spettacolari teleri di Peterzano provenienti dalla chiesa di San Barnaba a Milano, due opere alte quasi 4 metri che hanno rappresentato una delle rivelazioni sensazionali della mostra, due dipinti da sempre conservati in questa chiesa, collocata quasi nel pieno centro di Milano, dove però giacevano così sostanzialmente dimenticati e molto ingialliti. I due dipinti sono stati restaurati in occasione della mostra grazie al contributo della Fondazione Credito Bergamasco, e tra l'altro il restauro ha evidenziato non solo una qualità di invenzione, di stesura sorprendente, ma anche uno stato di conservazione impensabilmente integro. Qui vediamo uno dei due teleri di San Barnaba, appunto a sinistra durante la fase di restauro, a destra a restauro concluso, è la tela che raffigura i Santi Paolo e Barnaba a Listri. Sono opere però che in realtà non si collocano all'inizio del percorso di Peterzano, ma proprio si situano nel cuore della sua carriera, in quanto l'artista li realizzò nel 1573, quando sostanzialmente da un anno si era trasferito a Milano. E quindi sono opere che poi commenterà più diffusamente Simone Facchinetti, appunto analizzando gli anni milanesi dell'artista. Sempre in questa sala diciamo introduttiva si poteva poi prendere confidenza in modo più ravvicinato con il protagonista della mostra, con Peterzano, attraverso questo bellissimo autoritratto della collezione di Maurizio Calvesi, un dipinto che Peterzano realizza nel 1589, quando ormai si è insediato a Milano da 17 anni, è diventato sostanzialmente il pittore più affermato nel campo della pittura religiosa in città. Negli anni è un artista che ha 54 anni, essendo nato nel 1535, e in un momento immediatamente precedente è già stato celebrato nei testi teorici e nelle rime di Giovan Paolo Lomazzo, che è, diciamo così, la figura di riferimento, insomma, del mondo artistico milanese di fine Cinquecento. Ma il pittore che vediamo qui, appunto, la figura che si raffigura nel 1589, è anche l'artista che ha appena visto uscire dalla sua bottega il 17enne Caravaggio, che, come sappiamo, era entrato nella bottega di Peterzano appunto a 13 anni nel 1584. Quindi è un autoritratto che, diciamo, si colloca dentro una serie di riferimenti, di sollecitazioni, tutte milanesi in qualche modo, ma nel quale Peterzano si presenta in modo, per certi aspetti sorprendenti, vedete, come Tiziani alumnus, quindi come allievo di Tiziano, e come Venetus, un termine che a queste date, come ha chiarito anche Gianmario Petrò, che ci ha molto aiutato sul fronte delle ricerche d'archivio, intendeva alludere al fatto di una origine veneziana, di una nascita veneziana. Quindi, scusate, sento una voce. Quindi è un'indicazione che in qualche modo ci spiazzano, no, rispetto al contesto nel quale quest'opera nasce, che è un contesto milanese, e indicazioni che di fatto hanno per lunghissimo tempo, fino a un'epoca molto recente, spiazzato di fatto la storiografia, che ha fatto un'enorme fatica a ricostruire questa fase di Tiziano pre-milanese, quindi una fase veneziana nella quale l'artista appunto figurava in rapporto con Tiziano. Di fatto nella storiografia novecentesca appunto questa stagione giovanile è stata sostanzialmente trascurata. C'è stato anche chi addirittura ha messo in dubbio
diciamo, questa l'esistenza di una preistoria veneziana di Peterzano, e ha inteso questo suo spacciarsi per Tiziani Alumnus, per allievo di Tiziano, come una sorta di millanteria promozionale in qualche modo. Ecco, questo ritardo nel comprendere, nel mettere a fuoco la fase giovanile veneziana di Peterzano in realtà ha delle giustificazioni molto concrete, in quanto, diciamo, a tutt'oggi le uniche opere documentate di Peterzano, e quindi certamente databili e delle quali è anche ricostruibile con certezza la provenienza originaria, risalgono proprio agli anni milanesi. Quindi c'era una difficoltà oggettiva proprio nell'esplorare gli anni precedenti. E di fatto poi la svolta all'interno della vicenda critica dell'artista è avvenuta nel 1990, quando Mina Gregori ha riconosciuto a Peterzano questo dipinto bellissimo con la Venere, Cupido e due satiri, che oggi si trova alla Pinacoteca di Brera. Un dipinto è una di quelle attribuzioni, quella fatta da Mina Gregori nel 1990, che in qualche modo cambiano la percezione della complessiva fisionomia di un artista, perché è un'opera questa che documenta, direi, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fatto che Peterzano ha frequentato certamente l'ambiente veneziano. È un'opera che si colloca a monte di tutti i dipinti milanesi che fino a quel tempo erano noti, e appunto la, diciamo, dimestichezza con Tiziano emerge da una serie di riferimenti. Basti pensare alla figura di Venere, che si rivela sostanzialmente esemplata sul modello della Danae, più volte ripetuta da Tiziano a partire dal 1545. Scusate. E quindi, diciamo, a partire da questo momento la storia è cambiata, e diciamo così, il lavoro congiunto da una parte dei conoscitori, dall'altra parte degli archivisti, ha poco alla volta riportato a galla appunto questa vicenda iniziale di Peterzano a Venezia. Allora, attraverso gli studi d'archivio, si è capito che il pittore, che era originario di una famiglia proveniente da un piccolo centro della Bergamasca, in realtà era nato proprio a Venezia nel 1535, e tra l'altro già Lomazzo lo chiama Simone Veneziano, quindi insomma già Lomazzo, che era un contemporaneo di Peterzano, aveva ben chiara questa origine lagunare dell'artista, e si è anche capito che Peterzano in sostanza rimane a Venezia fino al 1572, anno in cui, per ragioni che ancora non conosciamo, il pittore appunto si trasferisce a Milano, dove rimarrà stabilmente fino alla morte. E contemporaneamente il lavoro dei conoscitori ha poi connotato e nutrito, diciamo così, di opere questi 15 anni e più, che vanno quindi dai primi anni 50 fino al 72, di attività veneziana dell'artista, attraverso opere che sono state riconosciute a lui un po', insomma, in collezioni e musei di Europa e non solo, e alcune riconosciute anche in tempi recentissimi, e la mostra consentiva per la prima volta di vedere tutte insieme questi dipinti, diciamo così, alcuni dei quali erano in qualche modo delle novità assolute. E in particolare, diciamo, la sala 2 e la sala 3 della mostra illustravano le opere giovanili di Peterzano, mettendole a confronto con capolavori di Tiziano in particolare e di Paolo Veronesi. Qui vedete una delle pareti di queste due sale, che erano dedicate alla produzione appunto religiosa dell'artista. Al centro vedete la magnifica Resurrezione di Tiziano della Galleria Nazionale di Urbino, ma in queste sale c'era anche la possibilità di ammirare sostanzialmente per la prima volta questa Annunciazione ritrovata 3 o 4 anni fa da Christophe Brouard, che molto ci ha aiutato nei lavori per l'esposizione, curando tutta la parte relativa ai disegni di Peterzano.
Cristoforo Roa, che appunto nel 2017, credo, rintracciò questo dipinto in un piccolo museo della Piccardia nel nord della Francia, un'opera di Peter Zano che si colloca probabilmente proprio all'inizio del suo percorso, siamo forse ancora dentro la seconda metà degli anni 50, quando il pittore è poco più che ventenne. Vedete questa stesura molto delicata, soffusa, atmosferica, diciamo così, squisitamente tizianesca, tra l'altro un'opera che anche dal punto di vista compositivo si rivela esemplata su un fortunato modello di Tiziano, cioè la perduta annunciazione che Tiziano esegue per Santa Maria degli Angeli e che nel 1537 viene divulgata da una fortunata incisione di Caraglio. Ovviamente il dipinto non si poteva confrontare con quello di Tiziano fatto per Murano, che è andato perduto, però ugualmente in mostra c'era questo proficuo confronto con un'altra annunciazione di Tiziano, pressoché contemporanea a quella fatta per Murano, e questa tela spettacolare della Scuola Grande di San Rocco, un dipinto databile intorno alla metà degli anni 30. E appunto, vedendo accanto questo dipinto, quello di Peter Zano, si notavano delle affinità, ad esempio nella concezione, nella postura della mano dell'angelo che tiene il giglio, ma anche in questa ambientazione architettonica con il pavimento scandito da queste specchiature marmoree bianche e rosse. E dopodiché, sempre in queste sale, diciamo, dedicate a Peter Zano Sacro, il rapporto con i grandi maestri della pittura veneziana di metà Cinquecento, si giocava anche un confronto altrettanto eloquente e proficuo con Veronese. Qui vedete un'altra delle pareti di queste due sale. Qui appunto è Peter Zano che si confronta, certo non è un confronto impegnativo, ma dal quale in qualche modo l'artista usciva in modo dignitoso, come alumnus in qualche modo anche di Peter Zano, ma come alunno promettente. E in particolare appunto l'opera di Veronese che abbiamo visto in quell'immagine d'insieme è la spettacolare Sacra Conversazione a mezze figure dei Musei Civici di Vicenza, un dipinto che si data intorno alla metà degli anni 50 del Cinquecento, quando Veronese si è da poco trasferito stabilmente a Venezia, e questo certamente incide molto anche nella crescita di Peter Zano, che appunto nel 55 ha 20 anni e quindi cresce in una Venezia che è sì quella del suo grande maestro Tiziano, ma è una Venezia nella quale Veronese comincia a imporsi come personalità nuova di grande successo, no? E il confronto con appunto il dipinto di Peter Zano che abbiamo visto prima, che è un'opera di collezione privata, che la figura, vedete, la Madonna col bambino tra San Benedetto e San Giovanni Battista, faceva capire come poi Peter Zano interpreti il classicismo veronesiano con un linguaggio più accostante, con un tono così quasi un po' di incantata ingenuità. In mostra si notava anche bene come, rispetto ad esempio alla più precoce annunciazione del Museo di La Fère, già in un dipinto come questo, che si colloca verosimilmente intorno alla metà degli anni 60, la pittura di Peter Zano assuma così una stesura più compatta, più soda, più concreta, che si pone anche in sintonia con quelle che erano le esperienze dei grandi maestri della terraferma veneta, attivi a Venezia nella prima metà del Cinquecento. Penso in particolare al bergamasco Bernardino Vicigno o anche allo stesso grande bresciano Giovan Girolamo Savoldo. Due artisti che peraltro poi insomma possono essere evocati anche riguardo a quest'altra novità che la mostra proponeva, è questa cena in Emmaus, ritrovata anche qui 3 o 4 anni fa da Mauro Pavesi, addirittura nei saloni, diciamo così, molto, molto visitati di Palazzo Pitti a Firenze, un dipinto del quale
come avviene per tutte le opere di questa fase veneziana, noi non conosciamo la storia originaria, non conosciamo quindi la committenza, ma è un dipinto che ha un chiaro imprinting, diciamo così, lagunare, dal momento che si tratta di una sorta di variazione che Peterzano compie sulla base delle due magnifiche redazioni sul tema appunto della Cena in Emmaus che Tiziano realizza nei primi anni 30, la tela del Louvre e la tela di Liverpool. Però è interessante vedere come anche qui poi l'interpretazione di Tiziano avvenga in Peterzano attraverso questa stesura molto controllata, molto compatta, con anche una dimensione naturalistica molto spiccata, che appunto ricollega un'opera come questa alla tradizione dei grandi lombardo-veneti attivi più o meno assiduamente in laguna. E appunto qui i nomi che saltano in mente sono ancora quelli di Savoldo, di Licigno, anche quello di Moretto, e in particolare diciamo il rimando a questi artisti è leggibile in questa bellissima figura del giovane oste con la brocca di vino in mano, un dettaglio, una figura che certamente Roberto Longhi avrebbe volentieri inserito nella sua memorabile sequenza iconografica dedicata ai precedenti lombardi di Caravaggio, che correda appunto il famoso saggio del 1929. Ecco, detto questo, io diciamo, spero di essere rimasto nei tempi e dopo aver chiuso la condivisione passerei la parola a Paolo Plebani, ringraziandovi per l'attenzione. Grazie mille, un saluto a tutti. Inizio condividendo la mia presentazione. Allora. Ok, mi date una conferma di vedere la presentazione? Perfetto. Sì. Sì. Bene, come in parte ha già detto Francesco, la riscoperta della stagione veneziana di Simone Peterzano è stata segnata soprattutto dalla riscoperta della sua produzione profana, in particolare a partire dal 1990, quando viene ritrovata la Venere di Brera da Mina Gregori. E bisogna ricordare a questo proposito che prima del 1990 il catalogo di Peterzano era costituito soltanto da opere milanesi da un lato, ma soprattutto da opere di tema sacro, e quindi il ritrovamento di questo dipinto era importantissimo proprio per questo motivo, perché in qualche maniera risorgeva un intero aspetto del pittore. E infatti le scoperte, in particolare per merito ancora di Mina Gregori e poi anche di Enrico Dal Pozzolo, sono state numerose negli anni seguenti. Ovviamente a questo tema, al tema di Peterzano, pittore di storie profane, si è dato uno spazio adeguato all'interno della mostra, e che si è sviluppato in tre sale. Le prime due, che vedono ancora Peterzano come pittore profano attivo quasi certamente a Venezia, e poi con una l'unica forse opera profana milanese di Peterzano che si conosce, l'Angelica e Medoro, a cui era dedicato un approfondimento. In qualche maniera era un po' questa sezione, direi quasi il cuore della mostra. Tra le opere ritrovate o anche riattribuite, perché naturalmente molti di questi dipinti e molti dei dipinti che vedremo, anche quello che ora vedete, questo concerto del Museo di Schwerin, erano attribuiti prima ad altri artisti veneti, in particolare, e mi riferisco soprattutto a quelli che vedremo adesso e successivamente, a pittori di area veronesiana o di ambito
o di ambito veronesiano. Questo ha significare anche che l'alunnato presso Tiziano, come già ha detto Francesco, non esaurisce evidentemente il raggio di esperienze di Tiziano e di Petersano. Nella prima sala dedicata alle opere profane si dedicava un affondo a questo tema della musica nel quale, nei quadri di soggetto musicale, al quale Petersano sembra dedicarsi, come se in qualche maniera il successo dei suoi dipinti con questa tipologia di soggetto gli avesse aperto una strada di lavoro, una strada di lavoro molto importante. E in qualche maniera la sala, tentando proprio una serie di confronti, in particolare con un quadro di Micheli Parrasio, di Parrasio Micheli, scusate, un altro concerto, Parrasio Micheli è un pittore di ambito veronesiano al quale in passato erano attribuiti alcuni di questi dipinti di Petersano, cercava proprio di risalire all'origine di questa iconografia che vediamo invece nel concerto di Schwerin, di questa suonatrice a seno nudo che sta pizzicando il liuto, una figura, diciamo, che era interpretata fino a poco tempo fa come l'effigie, come il ritratto di una cortigiana intenta a fare musica, ma che gli studi della Gregori e di Dal Pozzolo hanno giustamente ricondotto ad un'altra interpretazione. La presenza, infatti, in basso del piccolo Cupido che regge lo spartito, una presenza che si ripete in tutta la serie di questi dipinti, di fatto identifica probabilmente questa figura come una Venere e quindi come un'allegoria della musica. Il dipinto di Schwerin, un dipinto, devo dire, non conservato perfettamente in tutte le sue parti e quindi non facilmente giudicabile da questo dipinto, da questo punto di vista, è uno dei quadri più antichi della serie, forse davvero uno dei primi dipinti di Petersano ancora dentro negli anni 50. E questa figura della suonatrice di liuto a seno nudo, che poi nelle altre tele della serie vedremo isolata, è qui circondata da una serie di musicista, un flautista e in particolare l'organista, nel quale si è voluto riconoscere anche un autoritratto dello stesso Petersano. È una tipologia di quadri che non ha dei veri e propri precedenti iconografici diretti e che in qualche maniera pensiamo all'interno dell'ambito veronesiano tra Parrasio Micheli e Petersano viene messa a punto e viene definita. Certamente è vero che Petersano è uno degli specialisti di questa tipologia ed infatti in mostra era presente un, dovrebbe adesso girare il PowerPoint, era presente un secondo esemplare di questa serie, ancora riferibile a Petersano, un esemplare successivo, più tardo, che ha delle caratteristiche di stile anche diverse, se vogliamo, ma che riprende ancora la medesima composizione. E non è l'unico dipinto con questa tipologia di soggetto che viene eseguito da Petersano, un esemplare molto noto e che purtroppo non siamo riusciti a rintracciare per la mostra, era il dipinto Jacques Oehlicher, più volte pubblicato e poi venduto appunto qualche anno fa. Ma ci sono altri dipinti di cui si discute l'autografia petersanesca e anche una numerosa serie di copie della seconda metà del Cinquecento o degli inizi del Seicento, che in qualche maniera attestano la fortuna di questa tipologia iconografica che dobbiamo in qualche maniera alla ideazione appunto di Petersano. La sala successiva entrava
nel cuore del problema di Peterzano, pittore di storie profane. Lo faceva con un confronto, se vogliamo, anche un po' spericolato, che è quello che vedete su questa parete, mettendo al centro la Venere, un Cupido e due satiri di Brera, riscoperta appunto a New York nel 1990 e che innesca davvero la riscoperta di Peterzano profano. È un colpo di scena per certi versi inaspettato. Il quadro appunto viene circondato, viene messo a confronto con la Venere l'organista di Madrid di Tiziano e poi con un quadro direi molto celebre come il Marte, Venere e Vulcano di Tintoretto della Pinacoteca di Monaco di Baviera. Nella sala poi erano presenti anche un altro quadro di Tiziano proveniente da Vienna e il Paris Bordon della Cadoro, con la figura ancora di Venere nuda distesa in un paesaggio, ma mi volevo soffermare soprattutto su questo conflitto. Il dipinto di Peterzano è un dipinto importante proprio perché, come si è detto, è innegabile il suo venetismo. Un legame con Venezia che è dato sia dal soggetto stesso, di quadro mitologico, di grande quadro da stanza, di grande impegno, ma anche da queste palmari riprese da Tiziano, che sono riprese soprattutto di natura compositiva. La figura di Venere, naturalmente, come detto, si chiama quella delle Danae di Tiziano, eseguite a partire dalla metà degli anni 40, ma anche le figure dei due satiri credo richiamino abbastanza precisamente la Venere del Pardo, sempre di Tiziano, oggi al Louvre. Un dipinto che, tra l'altro, un dipinto della cui storia collezionistica non sappiamo molto e che potrebbe anche essere rimasto nello studio di Tiziano molto a lungo, ma insomma la discussione su questo argomento è abbastanza accesa. Quindi, dal punto di vista del soggetto e dal punto di vista della composizione, un quadro dichiaratamente vento, anche se, e credo che anche il confronto che era possibile in mostra pur da lontano con l'Angelica e Medoro, che è successivo e che appartiene agli inizi della stagione milanese, ma anche con gli stessi quadri di San Barnaba, dimostrasse che gli umori lombardi che già si intravedono in questo dipinto, soprattutto in un naturalismo abbastanza accentuato, ma anche nella tonalità argentea dei panneggi, degli incarnati preziosi o nel bellissimo dettaglio di natura morta ai piedi di Venere, appunto, ecco che Peterzano in qualche maniera propone una sua versione del quadro di mitologico molto differente da quella che da quelle che poi vedevamo in mostra. In qualche maniera, rispetto al cromatismo sensuale così acceso di Tiziano, oppure alla farsa irriverente che Tintoretto racconta all'interno di questo quadro magnifico, quella di Tiziano è un'interpretazione un po' più algida, elegantemente castigata, insomma, di questi modelli che sono tuttavia chiaramente veneti. E io credo che questa sia forse uno dei motivi per collocare questo dipinto di Peterzano proprio negli ultimi anni veneziani, insomma, in questo crocevia cruciale tra Venezia e Milano, dove il pittore si trasferisce probabilmente intorno al 1572. La mostra quindi proseguiva proprio agganciandosi a quest'altro dipinto profano di Peterzano, appartenente però alla sua stagione, alla sua avventura milanese, che è l'Angelica e Medoro, e qui vedete il quadro ambientato all'interno della sala.
È un dipinto, anche questo molto importante, riscoperto sempre a New York, nella galleria di Roy Fisher, pochi anni dopo il riconoscimento da parte di Mina Gregori della Venere di Brera. Il quadro riemerge nel 1993, era già stato pubblicato in una foto in bianco e nero da Antonio Morassi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lui diceva di averlo visto in una collezione milanese, ma di averne perse le tracce, e quindi il quadro ricompare nel 1993 a New York, in questa nuova stagione di studi della figura appunto di Simone Pecazzano. È un quadro importante per molte ragioni. È un quadro documentato dalle fonti, c'è un madrigale di Lomazzo, pubblicato nelle Rime di Lomazzo, che lo descrive in maniera molto accurata e ci dice anche chi ne era il committente e proprietario, questo Gerolamo Legnani, sulla quale la mostra, grazie alle ricerche in particolare di Sergio Monferrini, è riuscita a come dire, ricostruire la personalità di collezionista. Il ritrovamento in particolare dell'inventario in morte dei beni di Gerolamo Legnani da parte di Sergio Monferrini ha permesso, da un lato, di confermare la notizia di Lomazzo. L'Angelica e Medoro era effettivamente nella collezione di Gerolamo Legnani, ha permesso anche di ricostruire la biblioteca di Gerolamo Legnani. È stato ritrovato anche l'inventario dei libri, nei quali si ritrovano tra l'altro molti testi cortesi o cavallereschi, tra cui anche un'edizione dell'Orlando Furioso, purtroppo non precisata dettagliatamente. E è significativo, nella Milano di questi primissimi anni 70, con questo dipinto dovremmo essere tra il 1572 e 73, l'interesse per questi temi arioseschi. Il Furioso ha, come tutti sapete, una straordinaria fortuna editoriale. In tutto il Cinquecento sono credo più di 200 edizioni del poema ariostesco. La maggior parte di queste peraltro sono edizioni illustrate, anzi che fanno dell'apparato illustrativo lo strumento quasi di divulgazione di un immaginario figurativo completamente nuovo. La cosa abbastanza singolare è che Pecazzano in fondo non ricorre a un'invenzione già codificata, ma in questo caso, e forse per certi versi per la prima volta, inventa una sua composizione, individuando in questo episodio e cruciale del canto diciannovesimo dell'Orlando Furioso, è l'episodio in cui Angelica, desiderata da tutti, ritrova in un boschetto il bel Medoro ferito, con Medoro i suoi compagni morti in battaglia, e nel curarlo si innamora di lui. È un episodio cruciale perché l'innamoramento di Angelica e Medoro scatenerà poi la pazzia di Orlando. E in fondo l'invenzione di Pecazzano, la composizione di Pecazzano, non ha grandi rapporti con la tradizione figurativa precedente, nella quale peraltro questo specifico episodio non è molto raffigurato. E forse non è un caso, io credo, che proprio per questo dipinto si conoscano quelli che sono i disegni più antichi di Pecazzano, disegni provenienti dal fondo del Castello Sforzesco, di cui poi ci parlerà più dettagliatamente Simone Facchinetti, ma nei quali si trovano appunto alcuni studi per singoli dettagli di questo quadro. Il volto riverso di Medoro, forse in origine addirittura ripreso da un busto antico molto fortunato, già attribuito a Lisippo, il cosiddetto Alessandro Morente, attestato peraltro anche
anche da Lomazzo a Milano, oppure questo studio appunto per il corpo di Medoro. Qualcuno ha detto, e in qualche maniera credo giustamente, che la composizione è in fondo una sorta di deposizione laica, no? Che Peterzano riutilizza per questo soggetto invece completamente profano. Ed è un'interpretazione, credo, in qualche maniera legittimata dallo scoprire attraverso l'inventario dei beni di Gerolamo Legnani che il Legnani era il proprietario anche di quest'altro dipinto di Peterzano, un dipinto che a Peterzano era stato attribuito da Roberto Longhi nel 1929, se non ricordo male, un dipinto di una finezza esecutiva, eseguito su Ardesia, per cui questo fondo nero così compatto e che contribuisce alla carica drammatica e patetica di questa composizione. E io credo che anche all'interno un po' della storia del collezionismo milanese sia di quel momento sia abbastanza significativo trovare all'interno della collezione del Legnani un quadro come l'Angelica e Medoro e appunto una deposizione con questa intrinseca drammaticità. Io avrei finito, spero di essere stato nei tempi e cedo la parola a Simone Facchinetti. Ecco, cerco di condividere lo schermo. Perfetto. E qui vedete la sala dedicata appunto ai disegni dove erano esposti 27 fogli, tutti provenienti dal fondo del Castello Sforzesco. Questa parte è stata ordinata da Christophe Brouard, che quindi ha selezionato i pezzi, non con l'intento di fare la solita scoperta del disegno di Caravaggio, diciamo che speriamo qualcuno la trovi, ma diciamo non era questo l'intento. L'intento era quello di mettere a fuoco l'attività e il processo elaborativo di Peterzano che possiamo verificare attraverso il disegno prevalentemente costituito, anzi direi esclusivamente costituito da fogli che riguardano l'attività milanese, quindi del pittore. Vi ricordo che Peterzano arriva a Milano nel 1572, è proprio introdotto da Gerolamo Legnani che gli fa da garante per una commissione molto importante, cioè quella per gli affreschi di San Maurizio al Monastero Maggiore. Ecco, la scelta dei disegni ovviamente è caduta su una serie di fogli che erano preparatori per opere che poi si potevano vedere in mostra, come nel caso specifico la figura di San Barnaba all'interno del grande quadrone con la discesa dello Spirito Santo. Ma un ragionamento che si poteva fare osservando questi fogli era anche accostando quindi dei fogli di date molto diverse. Di nuovo sulla sinistra un foglio sempre preparatorio per i due quadroni di San Barnaba e sulla destra un foglio invece molto più avanzato, già dell'inizio probabilmente degli anni 90, e qui si capisce, diciamo, quasi già tutto quello che accadrà alla storia di Peterzano a Milano. Quindi la partenza ancora fortemente influenzata dalla cultura veneziana e veneta, e quindi questa resa atmosferica della figura, e poi una sorta di semplificazione un po' meccanica che lo stesso autore poi tradurrà anche in pittura nei dipinti. Uno dei punti veramente straordinari per chi li ha potuti vedere, ma mi auguro, anzi tra qualche settimana le opere torneranno nella chiesa di San Barnaba e quindi si potranno vedere nella collocazione originaria all'interno del presbiterio uno
in faccia all'altro, erano appunto questi due grandi quadroni che il restauro esemplare di Delfina Fagnani ha restituito in tutta la loro ricchezza. Vi faccio notare la figura sulla sinistra che si abbarbica e si tiene ad un albero. Notate il taglio di luce, quell'ombra, diciamo, che taglia il braccio di questo personaggio, è già in qualche modo, fa già parte in qualche modo della preistoria e della memoria figurativa di Caravaggio. I due dipinti sono stati messi a segno una serie di piccoli ritrovamenti documentari. In particolare abbiamo scoperto che queste due opere, che vengono commissionate nel 1573, dietro queste due opere c'è la figura del conte di Melzo, Gian Giacomo Teodoro Trivulzio, il quale si sarebbe assunto l'onere di pagarne una delle due. Questa è la seconda, quindi il San Paolo e Barnaba Alistri, che si strappano le vesti quando vengono riconosciuti come delle figure che vengono scambiati per degli dèi. E il documento estremamente rilevante dal mio punto di vista, che fa già capire il tipo di cultura con cui si deve approcciare Peterzano, è un documento del 1580, quindi 7 anni successivi all'esecuzione dei quadri, in cui il visitatore apostolico, il vescovo Girolamo Regazzoni, interviene dicendo che le opere dovevano essere mascherate dalle parti di nudità troppo esibita. E il secondo elemento era, riguardava il fatto che non dovevano più esserci dei ritratti riconoscibili. Quindi, anche sulla base, diciamo, delle indagini fatte in occasione del restauro, abbiamo potuto appurare che effettivamente alcune piccole censure sul dipinto sono state fatte, e in particolare su questa figura femminile, vedete questo velo di colore giallo, è di fatto una copertura, diciamo, che Peterzano è costretto in qualche modo a inserire all'interno del quadro per coprire la nudità, questa spalla della figura femminile. Poi si vedono evidentemente due personaggi che portano un abito contemporaneo, quindi con questa ampia gorgiera bianca, il cappello. Uno rimane sostanzialmente intonso, quindi non viene toccato, e si sospetta, si è sempre sospettato, che questo sia appunto l'autoritratto di Peterzano. Il secondo personaggio, che è questo, che vedete ugualmente porta una gorgiera, questo è stato effettivamente mascherato con una sorta di turbante. Quindi c'è un sospetto, diciamo, che questo sia il ritratto del Trivulzio, quindi mescolato nella folla. La sala successiva procedeva ragionando sugli sviluppi di Peterzano a Milano, documentata attraverso le principali commissioni ufficiali, ma aveva anche l'ambizione di ragionare in qualche modo sul contesto milanese, mettendo l'esperienza figurativa di Peterzano a confronto con quella di due protagonisti della scena milanese del momento, cioè Antonio Campi, attraverso questo martirio di San Sebastiano firmato e datato 1575. Poi c'era anche un'altra idea di sottofondo, cioè quella di iniziare in qualche modo a far ragionare il pubblico su quelli che sono i precedenti caravaggeschi. Quindi Antonio Campi e il suo naturalismo un po' brutale rientra effettivamente in questa categoria. E l'altro autore è Giovanni Ambrogio Figino, attraverso la bellissima tavola della chiesa di San Raffaele con San Matteo e l'Angelo, che evidentemente già prefigurava, o prefigura meglio, il San Matteo e l'Angelo nella prima versione
realizzata da Caravaggio a Roma. Il passaggio successivo era il confronto tra le due deposizioni, quella scoperta pochissimi anni fa da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa a Bernate Ticino, dipinta su tavola, di una tavola di grandi dimensioni, di cui sappiamo abbastanza, nel senso che conosciamo il personaggio ritratto, che è un canonico regolare lateranense, e abbiamo cercato di dare una data, soprattutto partendo dall'esame stilistico. Questo irrobustamento muscolare è un elemento che fortissimamente connota le opere dei primi anni Ottanta di Peterzano, in particolare il grande ciclo della Certosa di Garegnano. E a questo punto faccio entrare il ritratto di cui vi ha parlato prima Francesco, appunto per dirvi che siamo appunto in questi anni, siamo in anni avanzati della carriera di Peterzano, 1589, dove ugualmente il pittore continua a dichiararsi alunno di Tiziano, cosa che farà anche nella celebre deposizione conservata nella chiesa di San Fedele a Milano. Abbiamo osservato attentamente la firma e sembrerebbe non antica, quindi sembrerebbe una firma rimessa, diciamo così, sul dipinto, dove immaginiamo quindi una firma andata perduta e rimessa sul dipinto. D'altra parte già Lanzi vede questa firma, quindi negli anni 90 del Settecento, dove appunto si dichiara allievo di Tiziano. Un dipinto notevole e che ci fa già capire quali saranno poi le evoluzioni di questo modello diciamo dentro la cultura poi che svilupperà Caravaggio a Roma. In particolare, ma questo diciamo è proprio da manuale, la figura di Cristo e il braccio così abbandonato e sostenuto, diciamo, da Nicodemo. La sala finale si chiudeva con un confronto, quindi il Bacchino malato e uno studio per la Sibilla persica realizzato da Peterzano. Al centro della sala, vicino a questo dipinto, era inserito anche il documento originale di alunnato, quello con cui Caravaggio entra in bottega nel 1584 da Peterzano e appunto si obbliga a rimanere per 4 anni all'interno della bottega, quindi dal tredicenne, dal 1584 al 1588. Gli anni successivi, come tutti sapete, sono anni pieni di ombre, non sappiamo cosa abbia fatto Caravaggio in questo buco di anni. Una fonte di primo Seicento dice che Caravaggio, dopo essersi educato a Milano, sarebbe fuggito a Roma perché avrebbe ucciso un suo amico. È un'indicazione su cui non abbiamo altri elementi. Tuttavia, il confronto con il Bacchino malato e il disegno di Peterzano era un confronto, anche questo diciamo da manuale, effettivamente notevole. Sapete tutti che il Bacchino malato è un quadro realizzato alla metà degli anni 90, si discute diciamo tra il 95 e il 96, è un'opera che proviene dal sequestro borghese, quindi è un'opera che viene rintracciata all'interno della bottega del Cavalier d'Arpino. E infine i musici prestati dal Metropolitan, che sono realizzati per il Cardinal Del Monte, e appunto questo grande committente che ospita in casa sua Caravaggio. Caravaggio di nuovo si autoritrae all'interno del concerto e in qualche modo questo dipinto chiudeva il cerchio con la sala che abbiamo visto precedentemente, che ci ha illustrato
Paolo, del tema musicale. Quindi questo tema, diciamo, profano che aveva sviluppato e aveva in qualche modo reso celebre Peterzano, reinventato in un'altra forma da Caravaggio e trasformato in qualcosa di estremamente moderno. Io chiuderei qui. Allora, bene. Mi sentite? Vi ringrazio. Ecco. Bene, mi sentite? Sì. Allora, intanto grazie davvero e per tutto quello che ci avete raccontato, e credo che le curiosità siano molte, anche forse da parte del pubblico. Allora, io sentirei da Davide se lui ha visto già che c'è qualche domanda, e se no... Mi pare di no, perché una domanda ha già risposto Paolo Plebani. Non so se voleva poi argomentare una segnalazione. Voglio ricordare una cosa che mi sembra bella, anche perché rilancerà di nuovo il nome di Peterzano. Una delle, nella prima sala dove sono esposti, perché sono lì tuttora, i due teleri dei Barnabiti. Avevamo pensato, immaginato che il secondo telero, uno era il restauro di uno dei due, era già stato completato, che il secondo fosse un restauro live. Lo studio di Delfina Fagnani ha appunto condotto questa operazione, anche questa congelata, per cui in questi giorni il secondo telero sta per essere compiuto nel suo restauro. Al rientro a Milano, con questa grande vicinanza anche dei padri Barnabiti, i due teleri erano letteralmente oscurati da queste vernici che ormai li rendevano sordi, e invece adesso è veramente un'esplosione, come avete potuto vedere, di colori, una vera meraviglia. Quindi un'altra festa che probabilmente... la consegna a Milano è prossima, perché credo che entro la prossima settimana verranno restituiti, però ci sarà una presentazione ufficiale che sarà a settembre, e in questa occasione, oltre a partecipare a questo ritorno così importante, così gioioso per la restituzione di questi due capolavori, che saranno una vera scoperta proprio perché collocati nella loro situazione originaria, pensavamo, perché era un progetto che avevamo, quello di condurre un accompagnamento nella Certosa di Garegnano in San Maurizio al Monastero Maggiore, perché indubbiamente questi cicli affrescati sono una vera meraviglia, una gioia per gli occhi. Soprattutto la Certosa di Garegnano viene illustrata in una sezione appunto nel catalogo. Francesco ha insistito perché ci fosse questo sedicesimo dedicato alla Certosa di Garegnano, perché è un lavoro comunque molto importante, e credo che anche questa sia una riscoperta. Quindi a settembre noi ci mettiamo a disposizione per questa occasione di visita, e la mostra, come sempre, naturalmente è un'occasione per il restauro e il recupero di queste delle opere che sono state esposte. Il soggetto sacro, sono stati coinvolti anche altri studi, da quello di Parma, di Milano, a molti altri, tra l'altro con una vicinanza, devo dire, da parte della sovrintendenza di Milano, che ha consentito che queste grandi opere che avete visto e che ha illustrato Simone Facchinetti arrivassero a Bergamo. Un concorso, devo dire, di competenze, di energie notevolissimo in occasione di questa mostra, che oltre che per i prestiti internazionali, ma anche per questo senso di restituire nel migliore dei modi, anche dal punto di vista conservativo, queste opere conservate.
Bene. Non vediamo domande. Un momento. No, allora magari vi chiedo io qualcosa. Certo, avrebbe, credo, deve essere stato magnifico poter vedere i due quadri di San Barnaba lì in mostra, perché sembra che si potessero vedere proprio da vicino ed effettivamente sembrano due quadri davvero magnifici. No, non lo so io naturalmente, ma volevo sapere appunto quali sono le testimonianze veneziane anche nel collezionismo di opere di Peterzano. Cosa sappiamo sul fronte appunto veneziano di opere sue, oltre appunto a restituirle per ragioni stilistiche al periodo veneziano? Allora, rispondo io, mi sentite? Sì. Ok. No, in realtà appunto io ho dovuto abbreviare molto la mia relazione per non sforare, però una delle cose che volevo dire è il fatto che una delle principali difficoltà che hanno sempre impedito, diciamo così, la messa a fuoco della fase giovanile veneziana di Peterzano è il fatto che Peterzano è totalmente ignorato nelle fonti veneziane. Nessuna opera sua viene citata nelle chiese, e non solo, la cosa più sorprendente è che anche nei lunghi elenchi che compilano Boschini e Ridolfi degli allievi di Tiziano, lui sostanzialmente non figura. Per cui tutto questo, diciamo così, ha reso complicate le cose. Di fatto, diciamo così, dal punto di vista proprio della ricostruzione della sua attività, è una ricostruzione che si fa solo su base proprio stilistica, la cronologia la si costruisce solo sulla base di un'evoluzione da una fase appunto più atmosferica tizianesca ad una fase invece dove le forme cominciano a diventare più concrete, diciamo così, e entra in gioco anche una dimensione naturalistica che poi sfocia appunto nella Venere di Brera, come ha detto Paolo. Per cui il lavoro da fare è proprio sul fronte anche degli inventari delle collezioni, però appunto per adesso navighiamo un po' a vista e insomma dobbiamo affidarci all'occhio dei conoscitori, insomma, che comunque è sempre... A qualcosa serve. A qualcosa serve. Vedo che c'è Linda che vuole intervenire. Devo pescare, scusate un attimo. Arriviamo, Un attimo solo perché non riesco a togliere il microfono, ok? No. Cioè, a rimettere il microfono. Se può farlo lei. Sì, prego, prego. No, volevo intanto grazie a Maria Cristina, Francesco, appunto Paolo, e per questa presentazione. No, confermo quanto Francesco Frangi ha appena appunto puntualizzato sulle fonti veneziane. In anni di ricerche e di lavori il nome di Peterzano proprio non esce, cioè sembra proprio come un mistero. Io però avevo un quesito, premetto che purtroppo non sono riuscita a vedere la mostra e il catalogo l'ho ordinato, però mi deve ancora arrivare. Mi chiedevo così una riflessione intorno a Peterzano e il mondo spagnolo, perché lui comunque cresce all'ombra di un maestro che è tutto proiettato verso la Spagna, verso Filippo II, e quando Tiziano muore nel 76 da Parrasio a Tintoretto, tutti provano in qualche modo a sostituire Tiziano alla corte di Spagna senza successo, no? Allora mi chiedevo, questo spostamento di Peterzano da una bottega molto orientata verso la committenza spagnola ad una Milano spagnola, cioè c'è qualche connessione, avete trovato degli elementi come dire così che possono far luce anche magari ad un eventuale capitolo in tale direzione? E poi avevo una curiosità sulla deposizione di Strasburgo, quella su Ardesia, no? Perché anche questo è un supporto
che vabbè, nella tradizione veneziana, insomma, da Sebastiano del Piombo pur romano, ma poi anche Tiziano la usa, no? Come ha mostrato, cioè come è stato chiarito dagli studi del Prado, quindi è un supporto che probabilmente Peterzano conosce sempre nella bottega del maestro. Volevo capire un po' nella sua produzione quanto il ricorso a tale supporto sia ricorrente, frequentato, oppure se è un caso isolato. Vi ringrazio. Rispondo io, Francesco? Benissimo. È l'unico caso documentato da quanto ci risulta. È vero quella connessione con Tiziano, certamente. La mostra di qualche anno fa del Prado, che avevo visto, era molto bella su questo tema dei Tiziano dipinti su ardesia o su altre superfici lapidee, ed è ancora un Tiziano molto legato alla Spagna. Sul tema delle connessioni con Venezia, nel catalogo ne accenno soltanto perché non ho nessun tipo di elemento. Però, diciamo, dal fronte bergamasco, visto che Peterzano ha origini bergamasche e mantiene, come anche leggendo il registro di Gianmario Petrò, si capisce molto bene e mantiene contatti con la città, forse si potrebbe approfondire la figura di questo avvocato bergamasco, ma a Venezia, e grande amico di Tiziano, Francesco Astronica, che è citato anche da Vasari come amico sodale, ecco, in qualche maniera, di Tiziano. Tra l'altro, se non ricordo male, dà degli incarichi anche ad altri allievi di Tiziano, ed è implicato per esempio anche nella commissione dei quadri per la loggia di Brescia, quei dipinti che sono andati distrutti. Quindi io poi non mi occupavo specificatamente di questo, ma questa potrebbe essere una connessione, forse anche per l'inveterata abitudine dei bergamaschi, come di tutte le comunità che risiedono fuori dal proprio territorio, di riunirsi e quindi di stringere in qualche maniera delle solidarietà, che diventano poi anche delle solidarietà che li aiutano nel corso della loro professione, del loro lavoro. Sì, esatto, cioè la comunità dei bergamaschi a Venezia ha proprio un profilo, diciamo, di solidarietà molto forte, legami commerciali, quindi una comunità che poteva offrire sicuramente degli agganci, sì, e delle prospettive anche interessanti. Bene, allora appena arriva il catalogo lo divorerò. Tra l'altro, no, riprendendo la suggestione di Linda, è anche interessante il fatto che l'ardesia di Peterzano poi preceda la diffusione di questo tipo di pittura, appunto, su pietra scura a Verona. Certo. Perché poi sappiamo, conosciamo tutti, esatto, appunto, i dipinti su ardesia veronesi, però, come ha chiarito appunto Marinelli qualche tempo fa, è dal 1580 che la pittura su ardesia si diffonde a Verona. Quindi è ragionevole immaginare che l'utilizzo di questo supporto che Peterzano fa appena arrivato a Milano da Venezia gli derivi proprio come suggerimento dalla Laguna, insomma, no? E c'era il caso di Tiziano, c'è anche il caso di Jacopo Bassano, però sì. Qui sono c'è una fonte, se ricordo bene, del 1574, che cita Jacopo Bassano come specialista di pitture su pietra nera, proprio, no? Sì, per sì. Cui il mondo veneziano di Peterzano. Negli inventari trovi la descrizione di, appunto, opere su pietra nera, cioè su tali supporti, quindi insomma nella seconda metà del Cinquecento ci sono tardo Cinquecento ci sono riscontri, quindi. Un'altra prospettiva che la mostra accenna, soprattutto nella discussione delle schede, ma che al di là dell'autoritratto che è stato anche presentato, è anche l'ambito della ritrattistica. Certamente
Peterzano, che è anche celebrato dalle fonti come un capace ritrattista, deve vedere come nel caso della Venere e Satiri, che apre e spalanca un versante non ancora esplorato. Io credo che uno dei contributi della mostra sia anche questo, cioè non altri ritratti, ma la possibilità di riconoscerne, perché certamente sia nei Teleri che nel concerto di Schwering si vede una mano adusa a frequentare questo genere, questa tipologia. Quindi ancora un percorso aperto e probabilmente ricco di sorprese anche quest'ultimo. C'è Maria Antonella Fusco che ricorda Franca Kamitz, che aveva ricostruito le musiche relative alle spartiti nei musici di Caravaggio. E poi Alessandro Righi, magari posso già riferire la domanda, Alessandro Righi chiede quanto alla presenza di Caravaggio nell'atelier di Peterzano, e mi pare di capire che non siano state fatte nuove ipotesi. So chi vuole rispondere tra voi. Non vedo più Simone in... Sì, linea. Ah, ecco. Allora, non so. No, io... La domanda impegnativa, diciamo. Però, no, nuove ipotesi, nuove ipotesi. Noi abbiamo, se avete notato, fatto una mostra classica in qualche modo, quindi non ci siamo in nessun modo avventurati in percorsi che non potevamo controllare, quindi... Questo tema è appunto rientra in quel tipo di percorso lì. Era stata fatta un'ipotesi che però secondo me è priva di ogni fondamento, e difatti l'abbiamo smontata apposta anche retrodatando stilisticamente il dipinto, cioè il quadro che avete visto di Bernate Ticino. Qualcuno aveva supposto che lì evidentemente c'era già la mano di Caravaggio, soprattutto nella figura dell'angelo e storie di questo tipo. Noi l'abbiamo retrodatato, così abbiamo impedito, diciamo così, che qualsiasi ipotesi sbagliata potesse essere mandata avanti. Nel catalogo questo tema, diciamo, sul legame tra Peterzano e Caravaggio è indagato con spunti di aggiornamento e di riflessione da Maria Cristina Terzaghi. Questo è un po', diciamo, il tema. Non so se ho risposto. Chiedono anche se c'è qualche possibilità che la mostra venga riproposta in futuro. Ma se rimaniamo vivi, diciamo, tra 25 anni, io, Francesco, Paolo e Cristina la rifacciamo. Non ci sarò più. No. Vabbè, allora te la dedicheremo. Grazie, grazie, grazie. Davide, non vedo altre domande. Vi ringraziano per questa conferenza, presentazione. Scusate, c'è Carmelo Losardo. Qui cerco di dare la parola. Scusate, eccolo qua. Prego. Buonasera a tutti, io volevo solo ascoltare e ovviamente, visto che sono stato tirato in ballo, anch'io vorrei fare un'osservazione su appunto l'ipotesi Caravaggio, che naturalmente ovviamente non è supportata da nessun documento, come si sa. La mostra è bella, io l'ho vista, c'ero all'inaugurazione il 1 febbraio. Per fortuna stiamo tutti bene, eravamo lì a Bergamo, quindi quella mostra molto bella. Peraltro ho avuto modo anche di scambiare quattro chiacchiere anche con Gianni Papi. Insomma, ho visto molta bella gente, insomma, molti storici dell'arte importanti. E, ecco, io non so perché Simone Facchinetti, giusto... dice di aver smontato totalmente questa ipotesi. Io non volevo assolutamente entrare nel merito, però ho subito osservato, per esempio, no, che sul catalogo e sulla scheda
per esempio, non è stato osservato che quell'angelo che è lì raffigurato è tratto da un cartone della cacciata dei mercanti del Tempio, che, come ha detto poc'anzi, risalgono al 1573, ed è un cartone che era già nella bottega del Peterzano e che molto probabilmente, io ho sempre parlato di questo giovane allievo, e questo è evidente perché ho lavorato un anno circa su quel dipinto, di un giovane allievo che realizza questa figura di angelo e la cui datazione, peraltro molto autorevole, del professor Agosti e Stoppa, che sono stati gli autori di questa scoperta, appunto datano per via appunto dell'aspetto dell'opera, no? Sulla tonalità fredda, eccetera, proprio pienamente sulla Controriforma. Non solo, ma dirò di più che avete fatto diciamo riferimento a Don Desiderio Tirone, che è quel committente dell'opera. Ebbene, da documenti certi, Don Desiderio dà appunto incarico a Martino Bassi nel 1582 di riprogettare la nuova chiesa. Allora, capite, però è questione anche di tempi, insomma, prima si ristruttura la chiesa e poi si fa magari realizzare le opere che andranno all'interno di quella chiesa. Allora, detto ciò, non riesco a capire questa certezza granitica di Simone Facchinetti. Io non ho mai detto che quella è un'opera del Caravaggio, ma sicuramente ha un impatto molto forte che va nella direzione della qualità della pittura verso un giovane allievo molto dotato. Poi lasciatemelo dire, insomma, io adesso non voglio, ho 30 anni che insegno anche pittura in un liceo artistico, per cui ne ho vista di pittura nei musei, nei quadri, e 30 anni che faccio questo mestiere, e non dico assolutamente che si tratta, almeno non adesso, finché non salterà una prova veramente inconfutabile, ci mancherebbe, però cominciamo ad analizzare la pittura. Questo è assolutamente importante, insomma, dire che l'ha smontata senza averlo osservato, ma mi sembra un po' forte, ecco, come non capisco perché, per esempio, la deposizione di San Fedele, poi giustamente mi taccio, perché forse sto parlando anche troppo, la deposizione di San Fedele, quella, chissà perché, si fa per forza risalire dall'84-88, proprio quando appunto Caravaggio nella bottega di Peterzano. Un'ultima cosa, poi concludo. L'opera di Bernate, che è su tavola, ha delle caratteristiche simili alla conversione di San Paolo dal punto di vista della struttura, anche se le essenze legnose sono diverse, alla conversione di San Paolo, la cosiddetta Pala o Descalchi di Caravaggio, che è una delle pochissime opere che ha realizzato su tavola, per cui lui aveva anche queste conoscenze, diciamo, tecniche, che poi metterà frutto anche a Roma, insomma. Però detto ciò, io è un'ipotesi che non scarterei per forza, insomma. Ecco, io ringrazio Simone Facchinetti, che comunque l'ha datata dall'82 all'84, almeno ha lasciato l'84, per cui c'è ancora qualche possibilità, e quindi la ringrazio anche per questo. Comunque è stato tutto molto interessante e la mostra è molto bella, complimenti per l'allestimento, e spero di tornare a rivederla, perché merita tantissimo. Se grazie, posso fare una piccola replica, proprio piccola. Sì, hai 4-5 minuti, perché hai 45 e Davide deve chiudere. Sì, però no, solo per dire questo, che la tavola di Bernate Ticino è l'opera più vicina stilisticamente al ciclo dell'Acertosi Garignano, che sappiamo si data tra l'80 e l'82. Quindi questo è un'indicazione molto precisa. Poi, in occasione della mostra, è emerso un nuovo documento anche per l'assunzione di Santa Maria della Passione. Molte opere che si datavano all'inizio degli anni Ottanta, adesso siamo propensi a spostare alla fine degli anni Ottanta, e quindi
abbiamo chiarito meglio, diciamo così, l'evoluzione degli anni Ottanta di Peterzano. Perciò l'opera di Bernate Ticino deve stare all'inizio degli anni Ottanta su questioni stilistiche. L'altro tema è che la presenza di un nuovo autore, di un collaboratore di bottega all'interno di una bottega diventa evidente e riconoscibile quando è evidente e riconoscibile. Altrimenti diventano semplicemente, dal mio punto di vista, dei pareri che lasciano il tempo che trovano. Ecco, questa è la mia idea. No, no, ma per carità, io ho sempre parlato di ipotesi da valutare e da considerare, però c'è questa sua granitica sicurezza che l'opera è sicuramente dall'82 all'84, mi lascia un po' perplesso, capisce? Vuol dire, lasciamo aperta questa possibilità che può incuriosire. Io peraltro ho sentito anche pareri di notevoli storici dell'arte che non si sono sbilanciati, per carità, però vuol dire hanno sicuramente lasciato aperta questa ipotesi, che sarebbe un'ipotesi anche affascinante. E poi adesso, al di là di tutto, ma se valutiamo veramente tutta la pittura del Peterzano, semplicemente sfogliando il catalogo e proviamo ad isolare tutte le figure, no, dal punto di vista pittorico, che poi pittore per come tratta e come fa il chiaroscuro, qual è il suo stile, tutte le figure, anche isolate dal contesto, sono riconoscibili e riconducibili al suo stile. Provate a isolare quella figura di Angelo e vedete che dal punto di vista tecnico pittorico, per come tratta i piani, la materia pittorica, non assomiglia assolutamente a nient'altro che lui ha dipinto. Metteteli tutti in fila quei dipinti, da quelli appunto che risentono di più l'influenza veneta e poi quelli del periodo pieno, diciamo, della Controriforma. Ecco, io vi invito a fare questa operazione e a saper vedere forse anche meglio il primo documento che la pittura, come diceva e dice Giovanni Romano, insomma, ecco, per carità, tutto qui. Detto ciò, i miei complimenti ancora per la meravigliosa mostra. Intervengo brevemente per ringraziare comunque, al di là di questa discussione che è infinita, il restauratore che comunque grazie al suo intervento ci ha consentito di fare uno dei più bei confronti della mostra, che era quello tra la deposizione di Bernate, che sostanzialmente era sconosciuta fino al momento del restauro, e quella di San Fedele. Insomma, era un momento, diciamo così, davvero molto intenso, e per cui insomma poi la questione Peterzano-Caravaggio è una questione che non possiamo pretendere di chiudere adesso, e la teniamo come un grande quesito, in fin dei conti uno dei grandi quesiti della storia dell'arte che i giovani studiosi forse risolveranno. Sì, okay. No, grazie, ma credo che la cosa importante sia stato far vedere fuori come esce quest'artista, come credo finora non era mai uscito, perché mai si erano riunite tutte queste cose, e quindi il catalogo sarà diciamo fondamentale, e davvero vi ringraziamo molto per questa bella presentazione. Io quindi direi che se non c'è nessun altro salutiamo tutti e vi ringraziamo ancora una volta, e speriamo comunque di tornare presto a Bergamo. Devi ricordare i prossimi appuntamenti. Mi dicono, è vero, mercoledì e giovedì prossimo la mostra di Venaria con Michela Di Macco e Pino Dardanello, e poi l'11 chiuderemo con la mostra bolognese su Alfonso Lombardi e quella su Marcantonio Raimondi. Grazie davvero ancora a Cristina, Francesco, Paolo e Simone, perché è stato veramente molto molto bello, e anche appunto sia il documentario che le foto, oltre a quello che ci avete detto, ci hanno in qualche modo, come dire, surrogato la visita che molti di noi purtroppo non hanno fatto. Grazie davvero, grazie ancora. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie mille. Arrivederci. Ciao, ciao ragazzi. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.